Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché, come potete vedere a schermo, questo non è il mio profilo, ma bensì voglio dare inizio a una piccola rubrica che magari uscirà quando avrò il materiale necessario, che si chiamerà per l'appunto i vostri pull. Questo perché? Perché tante persone comunque condividono all'interno del mio Discord i loro pull, condividono comunque le loro emozioni anche nel trovare queste armi o in generale a giocare a Dissidia Opera Omnia insieme. E quindi ho deciso di dare spazio soprattutto a voi, perché ovviamente il canale lo gestisco io e io, tra virgolette, creo il contenuto, ma la benzina fondamentalmente del canale siete voi. Perché è grazie a voi se io riesco comunque a fare qualcosa come video, riesco ad avere delle idee, anche perché grazie a voi riesco ad avere delle idee. Come potete vedere su schermo, oggi stiamo vedendo i pull di uno dei miei iscritti, forse più datati, se si può dire così tra virgolette, ovvero Montblanc Coupeau, che ringrazio ovviamente per la clip che mi ha mandato. Avrei voluto mettere la sua voce in sottofondo e commentarlo insieme, ma purtroppo l'audio, col programma che utilizzo io per registrare e per renderizzare i video, purtroppo non riesco a calibrarlo e si sentiva veramente male. Qua intanto, come potete vedere, ottiene già subito la ex di Steiner e la 35 di Beatrix. Tra l'altro, lui fino al giorno prima mi aveva detto che avrebbe pullato giusto per ottenere la 35 di Beatrix, perché è quella più rara, e in questo caso, come potete vedere, già a seconda multi è uscita. Qui ha sbagliato a miscliccare, una multi terribile, con addirittura una off banner. Ne vedremo comunque delle belle in questi pool, perché io ho visto la clip per poterla analizzare e montare un pochino meglio rispetto a prima, però ovviamente ci sono sempre delle piccole cose che devo raccontarvi e commentare insieme. Come potete vedere, lui ha tantissime gemme a disposizione, addirittura quasi due piti per questo mese. Uno dei suoi obiettivi era per l'appunto Beatrix. Era Beatrix anche perché, essendo un fanboy, diciamo di Beatrix in sé, ha deciso per l'appunto di pullare direttamente le gemme e non ha provato neanche i ticket. La situazione per me è ben diversa, ma magari ve lo farò vedere in live, possibilmente, o quando ne riusciremo a parlare un pochino insieme. Come potete vedere, lui sta continuando a pullare, non si ferma, ha già trovato la 35, ha già trovato la 15, ciò che gli serve è per l'appunto la EX di Beatrix in questo momento. Lui si era preimpostato, ve lo dico io, come obiettivo di arrivare diciamo, almeno a 50k di gemme. Se non avesse trovato la EX, almeno avrebbe comunque preso il libro per poter appunto portare a X Plus un'arma e guadagnare un lingotto. Qualora invece non fosse riuscito a trovare la X, sarebbe andato fino al Piti. Ed effettivamente quello che stiamo vedendo è un bel video pull, bello corposo. Io inizialmente l'ho commentato, l'ho visto un pochino così. Qua, come potete vedere, nel frattempo inizia a prendere armi di Beatrix, quindi è un buon segno. 120 PT token. Quindi siamo già addirittura a 6 multi, sì, a 6 multi. Questa quindi è la sua settima multi per arrivare ai 140 PT token. Che cosa dire? Beatrix comunque è un personaggio, nel frattempo vi parlo anche di Beatrix, che è abbastanza carina, l'hanno resa interessante all'interno del Jap, ha ricevuto un buon rework a mio avviso. Qui nel frattempo un'altra 35 di Beatrix, quindi già sono due. Però, come potete notare, sta avendo comunque abbastanza sfortuna perché sta ottenendo moltissime monooro. Le monooro nel Jap sapete benissimo che sono quasi una piaga, dato che comunque voi spendete 5.000 gemme e almeno trovare delle Power Stone o trovare delle armi da maxare sarebbe il minimo e non solo la garantita, perché in quel caso addirittura se io vado a pensare che non ci fosse la garantita, non troverei assolutamente nulla e quindi sarebbe una cosa abbastanza logorante. Qui nel frattempo abbiamo Vanille, lui Vanille non l'aveva, quindi sta anche maxando un personaggio che è davvero discreto.
Vanilla, soprattutto con la X Plus, raggiunge un ottimo livello. La sua sfera è davvero eccezionale. Però il piatto forte di questo banner, secondo me, a mio avviso, è Beatrix. Quindi, se puntate ad avere uno dei due personaggi, vi consiglio di ottenere Beatrix. Continuiamo ancora con le pull. Come potete vedere, stiamo andando avanti. Ci stiamo avvicinando ai 200 PT token, che sarebbero l'obiettivo primario, inclusa la X, dove fermarsi. Però già siamo a 180 PT token. Questa sarebbe l'ultima multi che gli consentirebbe di staccare e di poter prendere il libro, altrimenti sarà costretto ad andare comunque al PT. Ed è un ragionamento che comunque vale, perché ormai spingendosi al PT ne approfitti facendo delle Power Stone, ne approfitti prendendo un'altra copia della X e non sprecare troppe Power Stone. Io infatti per questo motivo mi sono ritrovato praticamente ad essere ormai vuoto di Power Stone, non ho più niente, e la mia situazione tra l'altro è abbastanza complessa, perché oggi ho tirato praticamente una ventina di ticket, forse una trentina in totale, perché erano quelli dell'evento, e ho trovato praticamente 4-15 di Beatrix, una 35 e la X. Quindi mi ritrovo ad avere Beatrix come personaggio, però non posso maxarla. E questo purtroppo è anche un dispiacere, perché ho anche maxato Edge. L'ho portato direttamente al limit break viola, quindi nel frattempo un'altra monoro veramente veramente orribile di Seles, quella 15 di Seles. Qua ovviamente inventario pieno, quindi va a fare pulizia. Nel frattempo vi faccio vedere anche il suo box, giusto per farvi vedere, diciamo per presentare anche un pochino il profilo, ma non solo il suo, ma anche quello di tutti quanti voi, o chi effettivamente vuole mandare comunque le sue pull, può farlo tranquillamente, e poi sarò io stesso a montare o comunque registrare la mia reazione, registrare anche un commentario per quanto riguarda appunto il video pull. L'idea è nata specialmente perché mi piacerebbe portare comunque dei video pull su ogni banner che esce nel gioco, e dato che io non riesco a pullare sempre e comunque su tutti i banner, perché ovviamente non ne ho le risorse, mi piacerebbe comunque vedere anche voi pullare e nel frattempo metterci un mio contributo anche per farvi conoscere. Quindi potrebbe essere anche un'opportunità per potersi scambiare gli ID, per potersi comunque conoscere anche all'interno del gioco, e poi ovviamente affrontare le varie tematiche anche all'interno del Discord o di Telegram, che trovate sempre sotto in descrizione in ogni mio video. La mia situazione, come vi stavo dicendo, è ben diversa, quindi abbastanza, diciamo, molto più complessa, perché mi sto preparando per quella che sarà la nuova Chaos Fear End of Dimension, che uscirà praticamente giorno 11. Quindi sto iniziando a costruire un team con il quale andare diretto verso quella Chaos. Bisognerà vedere se effettivamente il party avversario sarà resistente al danno magico, perché se così fosse sono un pochino messo male, ma se così non fosse ho un team che fa al caso mio, perché ho Edge, ho Golbez e ho Vayne già tutti maxati. Quindi molto probabilmente sarà questo il team che voglio utilizzare nella prossima Chaos, che molto probabilmente farò in live, cioè magari faremo i primi tentativi in live. Se poi non riesco, la faccio tranquillamente poi per conto mio. 240 PT token, altra 35, questo è molto molto buono, perché comunque sta spendendo le gemme, sta andando al PT praticamente, perché ormai 260 con questa multi, però al tempo stesso è riuscito a maxare la 15 e la 35 praticamente senza Power Stone, quindi ne ha addirittura guadagnata altre 8, ne aggiunge 4 e maxa anche la X, quindi direi un ottimo affare. Qui nel frattempo 35 anche di Steiner, dato che lui ha trovato anche la X di Steiner, come vi ricordo, alla seconda multi. Quindi già anche trovare la 15 e 35 di Steiner lo aiuta ad avere un altro personaggio, quindi lui praticamente in questo banner è andato al PT, però si è costruito sia Steiner che Beatrix. Direi che ci può valere la spesa, perché alla fine è riuscito a farsi due personaggi, quindi tanta roba. Qui altra 15 di Steiner, 35 di Vaniglie, che sta riuscendo praticamente a maxare anche lei senza Power Stone, quindi praticamente con un PT, che è quello che va a prendere Beatrix, tecnicamente è riuscito a farsi tre personaggi. Di Vaniglia adesso gli mancherebbe soltanto la X,
e così fosse, sarebbe davvero davvero un ottimo risultato, perché comunque con tutte queste gemme sì, possono essere tante, però ti fai tre personaggi e sono tre personaggi tra l'altro buoni, soprattutto Beatrix davvero davvero ottima. Qui un'altra ex di Steiner addirittura e un'altra 15 di Beatrix. Chiude così le pool il nostro Mont Blanc, che per la sua felicità, come aveva preannunciato, effettivamente deve andare al Pidi per tutti i suoi personaggi preferiti. E anche in questo caso, purtroppo, come potete vedere, va al Pidi per Beatrix. Non penso che ci sia altro da dire. Fatemi sapere se questa idea delle pool vi piace, se effettivamente vi interessa vedere il. Eccomi, perdonatemi, c'è stato un problema con il programma. Come potete vedere, io stavo mandando la proiezione appunto delle pool, quindi fatemi sapere voi se vi piace l'idea. Se volete partecipare al progetto mandandomi la clip delle vostre pool, potete farlo benissimo su Telegram o su Discord. Il link ve lo lascio sempre sotto in descrizione. Contattatemi tranquillamente e appunto fatemi sapere anche se volete una host in sottofondo particolare, se volete che si senta la vostra voce, se volete che in un qualche modo vi possa mettere. Diciamo, possa farvi un video come se fosse un vero video pool come lo faccio io. Quindi, magari riuscendo a mettersi d'accordo privatamente, riusciamo a creare un progetto abbastanza carino. Ringrazio nuovamente Mont Blanc per avermi mandato la clip. Buon per lui che è riuscito comunque a costruirsi sia Beatrix che Steiner e Vanille, quindi tre personaggi con un solo Pity, quindi direi abbastanza buono. Ci può stare come spesa complessiva. E detto questo, io vi ringrazio al solito per essere stati con me. Ci vediamo prossimamente nei prossimi video e nelle prossime live che spero di fare al più presto possibile. Quindi non resta altro che ricordarvi al solito sotto Twitch, Discord, Telegram, tutti i social dove potete trovarmi. Io vi mando un saluto, spero che le vostre pool siano state decisamente più fortunate e ci vediamo alla prossima.